Poi là, non mi avevate ancora visto troppo veloce. Vabbè, cringiate a parte, state cercando Clorinde o l'avete presa, ma non sapete come buildarla? Questa è la migliore build per lei. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. A parte l'intro un po' cringiatina, siamo qui oggi per vedere il nuovissimo personaggio di Genshin 4.7, ossia Clorinde, il personaggio 5 stelle elettro che utilizza la spada come arma. Ieri abbiamo fatto una bella serata di pool, è andata abbastanza bene, l'ho trovata anche se sempre con un PT, però almeno è a casa e oggi la vediamo insieme. Cominciamo dalla sua abilità elementale, che è il talento più importante di tutti. Raga, vorrei farvi notare che questo talento è tipo lungo 1 km, quindi non lo leggeremo tutto quanto, ma cercherò di spiegarvi velocemente e farvi capire nel concreto cosa fa la sua abilità elementale. Poi, durante il gameplay, capirete ancora meglio. In generale, in ogni caso, voi farete danni elettro. Però succederà una cosa: questa abilità elementale la potete premere non solo una volta, ma 2 volte. Durante la prima volta vedrete esattamente il simbolino che cambia dell'abilità mentale. Durante la prima volta entrerete nello stato di caccia serrata. Durante questo stato di caccia serrata, lei praticamente sparerà più volte facendo delle mosse tipo facendo questa sorta di schivata, sparando più volte con la sua pistola, facendo danni elettro. Durante questo stato non può fare attacchi caricati. Quando invece la utilizzate un'ennesima volta, allora a quel punto farà un colpo in avanti facendo impalatrice della notte, ossia questo colpo in avanti facendo danno elettro sempre. A parte quello che vi ho detto, quindi uno spara, l'altro si attacca un solo colpo, cosa succede durante caccia serrata? Ecco qui, ritorna il legame vitale. Clorinde è un altro personaggio che utilizza il legame vitale a suo vantaggio, sia durante caccia serrata, sia durante impalatrice della notte. Durante caccia serrata, se abbiamo un legame vitale che è uguale o superiore ai 100% del PS massimi, quindi vuol dire praticamente abbiamo tutti i PS occupati dal legame vitale, allora Clorinde spara un colpo di pistola. Quando invece il legame vitale è inferiore al 100%, Clorinde ottiene un legame vitale, il cui valore si basa sui suoi PS massimi. I colpi sparati attraversano i nemici e infliggono danni aumentati. Quando invece ci troviamo nell'altra opzione, quindi impalatrice della notte, quando Clorinde ha un legame vitale che è 0, allora fa un affondo normale. Quando invece il legame vitale non è 100, ma non è neanche 0, quindi sotto al 100, allora lei va a ripristinarsi i PS in base al valore del legame vitale, mentre aumenta però i danni e l'area di effetto. Se invece abbiamo un legame vitale al 100% o superiore, allora sarà tutto aumentato, quindi i suoi danni saranno aumentati, il suo ripristino sarà aumentato, l'area di effetto sarà aumentato, quindi la cosa buona è avere il 100%. Inoltre, quando Clorinde si trova nello stato di vigilante della notte, che significa quando utilizzate l'abilità elementale, gli effetti di guarigione apportati da impalatrice della notte sono gli unici, quindi non potrete curarvi in nessun altro modo. Un po' come fa Arlecchino, che si può curare solo con la Barth. Le cure che invece vengono dagli altri, da altre cose, vengono convertiti in legame vitale. Ovviamente, essendo un personaggio di Fontaine, abbiamo anche l'arche, in questo caso ce l'abbiamo Osia. Ricapitolando velocemente, questa abilità mentale viene utilizzata 2 volte e va a basare gli stati, quindi il bonus che guadagnate da entrambe le 2 modalità, in base al legame vitale che avete guadagnato. Clorinde ottiene un legame vitale in base ai suoi PS massimi, per poi schivare e colpire gli avversari con spada e pistola. Fa un'animazione bellissima che vedremo tra poco. Si lancia sui nemici, fa questo attacco elettro, guadagna legame vitale che poi sfrutteremo con l'abilità elementale. Ma vediamo anche i talenti passivi, che sono comunque importantissimi. Infatti, quando un membro vicino del gruppo innesca una reazione di elettro su un avversario, quindi qualsiasi reazione di elettro, i danni da elettro inflitti dagli attacchi normali di Clorinde e dal tripudio aumentano di un 20% del suo attacco per 15 secondi. L'effetto non solo si può accumulare anche 3 volte, e ciascun accumulo viene conteggiato in modo indipendente. Che ci fa capire che se mettiamo Clorinde in un team, facciamo prima una reazione, ci mettiamo col resto del team, facciamo una bella reazione con l'elettro, dopodiché passiamo a lei, facciamo il suo tripudio elementale, facciamo la skill e così possiamo andare a sfruttare questo bonus. Mentre invece l'altro talento passivo, quando il legame vitale di Clorinde è uguale o superiore al 100% dei suoi PS, che è il nostro obiettivo, cercheremo sempre di avere questo, cercheremo di avere quantomeno sopra verso il 100%, mettiamola così, o comunque cercare di raggiungere il 100%, perché per esempio con questo talento aumentiamo anche il tasso da crit.
che aumenta di un 10% per 15 secondi ogni volta che il suo legame vitale aumenta o diminuisce. In più, lo stato vigilante la notte di veglia, quindi quando utilizziamo l'abilità mentale, riceviamo un potenziamento. La percentuale di guarigione convertita nel legame vitale aumenta di un 100%, quindi ci curiamo di più. Questo qua non è facile, questo talento, però se noi riusciamo a stare con questo legame vitale superiore al 100%, man mano che aumenta o diminuisce, guadagneremo questo crit rate, il che ci permetterà di basarci di più su attacco e su danno da crit. Allora, vi spiego un attimo il suo gameplay, la parte base, tramite il trial, poi andiamo sul Mago Genki per farvi vedere un pochino una rotazione che vi consiglio. Allora, gli attacchi di Clorinde sono questi, semplici, attacchi normali, attacchi caricati, come vedete spara quando fai attacchi caricati, oppure gli attacchi dall'alto, vabbè questi non riesco a farli adesso. Quello che ci interessa è la beta elementale. Come avevo detto, la beta elementale c'ha sia lo stato iniziale che poi il secondo. Il primo stato iniziale ci permette di metterci in questa modalità. Come vedete abbiamo guadagnato il legame vitale, perché vi ricordo che c'era scritto che quando il legame vitale è inferiore al 100%, in questo caso eravamo a zero, non ce l'avevamo, sparare conferisce a Clorinde un legame vitale. Come lo sfruttiamo questo legame vitale? O continuando a sparare, quindi quando il legame vitale è superiore al 100%, Clorinde spara un colpo di pistola, oppure facendo il l'affondo, quindi quello che avremmo potuto fare, che adesso la skill è finita, potevamo fare un affondo. Adesso lo rifacciamo. In questo momento noi per esempio possiamo sparare, ma io posso andare a fare anche questo affondo per poi riprendere a sparare a fondo e riprendo a sparare a fondo. Come avete visto, se avete notato, cercate di andare avanti e indietro col video, se avete visto, il legame vitale veniva consumato, ripristinato, consumato, ripristinato. Rifacciamo. In questo momento è messo a fondo, consumato, sparo, ripristinato, a fondo, consumato, sparo, ripristinato. Cosa facciamo quindi col tripudio invece? Il tripudio cerchiamo di utilizzarlo per andare a fare tutta la rotazione completa, ma soprattutto andare a sfruttare i suoi talenti passivi. Per fare questo il mio consiglio è: fate tutto quello che dovete fare tramite il vostro team, quindi settate il vostro team, fate la rotazione, fate tutto quello che vi serve. Dopodiché passate a Clorinde, fate la Barst, come vedete qua i PS sono al massimo, il legame vitale, e adesso andiamo a consumarlo, come abbiamo visto prima. Quindi facciamo così, a fondo, spariamo, eccetera eccetera. Come avete visto, l'obiettivo era raggiungere il legame vitale pari al 100%. Cerco di farvi vedere il gameplay con la rotazione che dico io, con il Mago Genki. Ora ragazzi, l'obiettivo è prima di tutto settare tutto il team, quindi facciamo fare le varie rotazioni al team, ci mettiamo così, facciamo fare tutto, vabbè lui adesso farà le mosse che deve fare, dopo di qui burst, via, poi spariamo, lui ci fa l'attacco, vabbè non ci fate caso, spariamo, andiamo in affondo, spariamo, andiamo in affondo, spariamo, andiamo in affondo, spariamo, andiamo in affondo. E questo è, ragazzi, il gameplay è esattamente quello che avete visto. Cercate di fare le reazioni, tutto quello che potete, per avere il legame vitale quanto più alto possibile. Ma stavolta, come avete visto, non sono riuscito a farlo al massimo. Nel trial ero riuscito a metterlo completo. Comunque, cercate di avere il legame vitale quanto più alto possibile. Dopodiché, skill, fate un paio di colpi e poi vi buttate in affondo. Risparate un paio di colpi, vi buttate in affondo. Risparate un paio di colpi, pa, così, finché vi finisce l'abilità, finché finisce finché finisce il legame vitale. Basta, questo è molto facile. Sembra complesso, ma non lo è. Vediamo insieme le costellazioni. La prima costellazione è molto bella. Praticamente cosa fa? Evoca accanto all'avversario un'ombra del vigilante, come se chiamasse altre guardie, che seguono degli attacchi coordinati. Ognuno di questi attacchi infligge danni all'elettro pari al 30% dell'attacco di Clorinde. Quindi la C1 ci permette di fare degli attacchi aggiuntivi, dei danni aggiuntivi. La C2 ha a che fare col primo talento passivo e gli dà un bonus. Quando un membro vicino del gruppo innesca una reazione su un avversario, i danni dell'electro inflitti degli attacchi normali di Clorinde e del tripudio aumentano di un 30% del suo attacco. L'effetto si accumula fino a 3 volte e ciascun accumulo viene conteggiato in modo indipendente. Raggiunti i 3 accumuli, la resistenza alle interruzioni di Clorinde aumenta, quindi pure se ci toccano non ce ne frega niente. L'aumento di danno possibile massimo che si può raggiungere è di 2700. La C4 ci permette di aumentare i danni del tripudio elementale in base al legame vitale, quindi va ad aumentare, più aumenta il legame vitale più aumentano i danni del tripudio elementale. E poi abbiamo la C6 che è mostruosa, perché ci va ad aumentare il tasso da crit e il danno da crit rispettivamente di 10 e di 70%. Inoltre, mentre siamo
nella modalità dell'abitale mentale, in specifiche circostanze appare un barlume umbratile che segue un attacco infliggendo a danno dell'Electro pari a un 200% dell'attacco di Clorinde. I danni inflitti in questo modo sono considerati danno d'attacco normale. Questo barlume appare quando Clorinde sta per essere colpita oppure quando si usa l'impalatrice, quindi la seconda modalità dell'abitale mentale quando ci lanciamo verso il nemico. Si evoca un barlume nei metodi sopra descritti ogni un secondo. In ciascuna iterazione di Vigilante della Notte, quindi dell'abitale mentale, possono essere evocati fino a 6 barlumi. Quindi capite quanto aumenta il suo danno elettro. Infatti, ragazzi, questa è una delle costellazioni migliori, ma ovviamente più costosa. Se volete essere un po' più free to play, la C2 è molto buona. Quindi, secondo me, migliore costellazione C2 e C6. Ma come andiamo a buildare la nostra Clorinde? Per quanto riguarda la scelta dei manufatti, è molto facile. Possiamo andare a sfruttare perfettamente il set nuovo, quindi Estro Armonico, scheggia di Estro Armonico, che ci permette di sfruttare il legame vitale e aumentare i suoi danni, oltre al dargli un bonus di attacco. Altrimenti possiamo dargli un Full Gladiator senza problemi, però potreste anche pensare di dargli Full Furia Tonante, soprattutto se la giocate in un team di Aggravate, per esempio, quindi con del Dendro. In quel team può andare molto bene. In ogni caso, questi qua sono i set che vi consiglio. Questo è quello più, diciamo, per lei più generico anche. Però capisco che può essere difficile da farmare. Per quanto riguarda invece le statistiche, essendo un DPS, classiche statistiche, Clessidra, attacco percentuale, Coppa, Electro Damage, Corona, tasso da crit o danno da crit. La Clessidra in realtà, soprattutto in caso di team, per esempio Aggravate, potreste pensare di mettere anche Mastia Elementale, perché avere un po' di Mastia Elementale dove lì ci sono delle reazioni è una buona cosa. Per la scelta delle armi, ovviamente la sua arma a soluzione è la migliore arma 5 stelle, anche perché si va a basare sulle gambe vitale. Diamo un sacco di danno da crit, diamo un buon attacco, aumentiamo ancora il danno da crit e aumentiamo i danni in base al legame vitale, quindi capite bene che quest'arma 5 stelle perfetta per lei, ma non è importante, perché il lume del taglio frondoso è comunque una buona arma, quindi se comunque dovesse trovare questa la potete tranquillamente utilizzare, e nel caso in cui abbiate messo anche un po' di mastery potete sfruttare anche un po' della parte della passiva di quest'arma. Altrimenti ci sono comunque tante altre armi 5 stelle che potete darle, come ad esempio la Squarcianebbia Rifoggiata, la Primordial. Io mi baserei più su armi con statistiche offensive: attacco percentuale, tasso da crit, danno da crit, eventualmente Elemental Mastery, ma eviterei. Lo stesso discorso vale per le armi 4 stelle, quindi per quanto riguarda le 4 stelle, spada nera, spada lunga di lupe nera, abbiamo la zanna di lupo, tutte queste armi che danno attacco, tasso da crit, danno da crit, anche per esempio la spada delle ombre va benissimo. Se poi siete piccoli free to play ma l'avete già trovata, potreste pensare anche di dargli la messaggera dell'alba, 3 stelle. Non mi piace, ma potete dargliela assolutamente, soprattutto se l'avete R5. Ah, mi stavo dimenticando, tasso da crit e danno da crit, l'ideale sarebbe riuscire a fare un rapporto di almeno 60-180. Se potete sarebbe meglio. La ricarica di energia, raga, ve l'ho detto, il talento costa veramente poco. Avete 60 di costo di energia, quindi non ne avete bisogno. Soprattutto se fate 2 elettro, caricate tranquillamente la burst. Alla fine, come andiamo a fare questi team? Ci sono due tipologie di team che vi consiglio sicuramente. Il primo è il team sovraccarico, quindi con il Pyro, con Chevreuse, possibilmente, cioè sì, per forza, con Chevreuse. Altrimenti il team Aggravate. Il team sovraccarico, come vi dicevo, la costante deve essere Chevreuse, è obbligatorio, raga, quindi Chevreuse la dovete avere per forza. Potete fare questo team qui, al posto di Raiden potete mettere Fischl, per esempio, potete mettere Kukishinobu, anche se io direi più Fischl, potete mettere anche Sara, eventualmente. Al posto di Shelling potreste mettere Toma, potreste mettere Bennett, potreste fare anche 3 Pyro, quindi Shelling, Chevreuse e Bennett, però io farei 2 Electro, 2 Pyro, tra cui appunto nei Pyro Chevreuse obbligatoria. Per quanto riguarda invece il team di Aggravate, io lascerei sempre 2 personaggi Electro, che possono essere lei e Raiden, lei e Fischl, lei e Kukishinobu, vedete voi, e poi andate a mettere un personaggio o 2 personaggi dentro. Se avete una Ida, io direi che è quasi obbligatoria, ma al posto di una Ida potrete mettere Baizu, potete mettere Yayao, potete mettere con lei, potete mettere il Traveler Dendro. L'ideale sarebbe riuscire ad avere 2 personaggi Dendro, 2 personaggi Electro. Oppure, per esempio, potete mettere anche Kazuo al posto di Raiden, ma anche nel team Aggravate, nel team Overload potreste mettere Kazuo, anche se eviterei. Però,
Secondo me l'ideale è fare due personaggi Electro, così avete anche la batteria, e due personaggi Dendro. Ci sono poi ovviamente altri utilizzi di Clorinde, che però io li ritengo leggermente inferiori. Ad esempio potreste pensare di fare la versione Electrocharged, quindi vi basta mettere ad esempio un Hydro e per esempio Kazuha su Cross, quindi fare un team come dove sta, come questo qui, per esempio. Ovviamente potete considerare anche eventualmente Furina, potete mettere anche Furina, se ce l'avete, che va benissimo. Ah, vabbè, Furina va benissimo ovunque. Sempre considerando l'Hydro, potreste pensare anche di fare la versione Hyperbloom, quindi con un team mettendo il Dendro insieme all'Hydro. Oppure, come si fa per Raiden Hypercarry, potreste fare Clorinde Hypercarry, per esempio. Quindi tutto fatto per far sì che Clorinde faccia il massimo dei danni. Quindi mettete Clorinde, ci mettete Kujo Sara, ragazzi, però se usate Kujo Sara, il mio consiglio è abbiate la C6. Ci mettete, ad esempio, Kazuha. Dove sta Kazuha? Già l'ho messo, già l'ho messo. E ad esempio ci andate a mettere Bennettonzio, che non vado, non lo trovo. Dove sta Bennettonzio? Bennettonzio. Così avete attacco, danni aumentati, danni elementali aumentati, tutto il danno su Clorinde. Penso di essere stato abbastanza completo su questo personaggio. Lo ritengo molto rapido. Ha un gameplay che, come avete visto, è cioè velocissimo. Spara, fine. Una volta che avete impostato il team, fate tutto quanto, se avete fatto una build abbastanza buona, andrete una bomba, cioè va proprio pulisce, fine. Quindi è un bel personaggio, niente di trascendentale però, rispetto ad altri personaggi che abbiamo visto finora di Fontaine, forse non è altissimo, però comunque è un bel personaggio e anche abbastanza divertente. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Fatemelo sapere nei commenti, datemi la vostra opinione e anche fatemi sapere anche se l'avete trovata oppure no. E vi raccomando, se ancora non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, venite in live su Twitch dove passiamo le serate insieme, ci conosciamo, ci divertiamo, c'è un torneo in corso, attenzione, potete vincere due Welkin, e vi aspetto anche sugli altri social come Instagram e TikTok. Grazie mille e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!